iniziare i nostri lavori, che verranno innanzitutto introdotti dal saluto che il collega Guolo, prorettore, porta a nome del magnifico rettore, che ha molto apprezzato questa iniziativa ma non può per altri impegni essere presente. Prego. Grazie. Buongiorno. Mi sdoppio, come vedete, perché poi dovrò intervenire come parte appunto della tavola rotonda di questo convegno. Appunto vi porto i saluti del magnifico rettore professor Rizzuto, che ovviamente ha apprezzato questa iniziativa che noi svolgiamo come Università di Padova attraverso la sigla del Centro Dipartimentale di Ricerca per gli Studi Interculturali e le Migrazioni. È importante per noi, come Ateneo, occuparci di questi temi. Ovviamente il rapporto col territorio non è fatto solo ed esclusivamente dal rapporto con le imprese o dal rapporto con la dimensione della sanità, tutte cose che sono molto rilevanti, ma appunto contribuire anche all'elaborazione di saperi sociali, sempre su base scientifica, che consentano di leggere la realtà contemporanea, no? Del resto, insomma, l'Ateneo di Padova, insomma, ha una grande tradizione anche nelle facoltà, diciamo, e nei corsi di laurea, facoltà per il passato, ma dei corsi di laurea che si occupano di queste problematiche all'interno dell'area delle scienze sociali. Non è un caso che noi qui abbiamo oggi demografi, sociologi, filosofi, politologi, cioè insomma un tipo di sapere che riteniamo fondamentale per poter comprendere una realtà così complessa come quella dei processi migratori, che cercheremo di analizzare, immagino, insomma, Madone Brandalisa dirà qualcosa di più, sotto questi aspetti. Ecco, quindi è essenzialmente un convegno scientifico. Abbiamo visto ieri nella rassegna stampa qualche fantasiosa rappresentazione della collocazione più o meno politica di questo convegno. Noi facciamo un convegno come Ateneo, come università, ci teniamo, è un convegno scientifico, ovviamente come dicevo prima siamo aperti al territorio, quindi ci confrontiamo anche con le associazioni che si muovono sul territorio, ma la nostra finalità è essenzialmente scientifica, ecco, volevo ribadirlo in modo tale che questo fosse chiaro fin dall'inizio. Ecco. Quindi concludo brevemente, poi riapparirò sotto altra veste e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Bene. Sì, prima di dare la parola a Stefano Ferro, che illustrerà quello che è stato uno degli impulsi a partire dal quale siamo arrivati alla definizione di questa iniziativa, impulso che proveniva appunto dalla complessa multiforme esperienza di Padova Accoglie, vorrei soltanto alludere ad alcune delle coordinate in cui si colloca il nostro lavoro di oggi. Il fenomeno dell'immigrazione è probabilmente tra quelli a cui maggiormente ha attinto la dimensione mediatica e di quelli che in qualche modo figurano di più nel repertorio delle risorse del confronto tipico delle retoriche politiche. Potremmo dire con una battuta vecchia, ma che ha sempre una sua relativa attualità, che uno dei massimi impieghi degli immigrati è stato essenzialmente quello della loro immagine come elemento di un confronto retorico tra politici, come parte spesso di un ping pong non particolarmente proficuo dal punto di vista di una conoscenza dei dati effettivi del fenomeno. Ecco, all'origine in qualche modo del nostro convegno sta il desiderio di fare un punto su quanto un lavoro non estemporaneo, radicato da anni in università, può contribuire a ricostituire una fisionomia di quanto si intreccia in questo fenomeno lontano dalle riduzioni correnti. Non ci sfugge, il nostro intento, come è stato ricordato e vorrei ribadirlo, è essenzialmente di carattere scientifico, che per una materia di questo tipo la ricaduta di un attraversamento disciplinarmente anche responsabile di questi fenomeni sull'ordine delle agende della politica e della sfera pubblica in generale
può avere evidentemente, è auspicabile che abbia una sua rilevanza. Noi spesso, per i motivi anche appena ricordati, siamo soliti avvertire l'immigrazione come qualcosa che si dipinge in maniera convulsa e guardata con diversi stati d'animo alle soglie del luogo dove riteniamo di vivere. Probabilmente nel momento in cui ci si rivolga ad essa tentando in qualche modo di riconoscerne dei connotati effettivi, vediamo che innanzitutto è molto più difficile circoscriverla a qualcosa di delimitato. In realtà ciò che noi chiamiamo fenomeni e flussi migratori, certo, sentiremo poi il professor Della Zuanna, hanno una loro ben precisa definizione sotto il profilo demografico, però nello stesso tempo si collegano a un complesso diversificatissimo di processi che in molti casi agiscono su di essi in maniera decisiva senza apparentemente appartenere all'ordine di discorso che di essi si occupa. Siamo cioè di fronte a uno di quei tipici casi, si potrebbero ricordare la formula delle malattie topiche, in cui al di là dei modi della manifestazione, ciò che spesso è decisivo è qualcosa apparentemente remoto rispetto alla manifestazione stessa, ma che per molti versi finisce per essere più decisivo di ciò che appartiene all'aspetto più enfatizzato degli epifenomeni. Ecco, sotto questo aspetto credo che si possa avanzare una sottolineatura affidata a una metafora, neanche questa originalissima. Quanti seguono il percorso della presenza migratoria nel corpo delle nostre società spesso hanno la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di simile a quelli che si chiamano liquidi di contrasto, quelli che vengono usati nelle analisi cliniche. La presenza migrante in moltissimi casi diventa evidenziante, slatentizzante di nodi, plessi problematici che caratterizzano la nostra realtà sociale senza che la presenza dei migranti ne sia la vera causa. Essi semplicemente mettono in evidenza, a volte anche esasperano, e sotto questo profilo spesso ci hanno dato anche la possibilità di far uscire da una sorta di silenzio analgesico plessi di problemi che l'organizzazione delle nostre usuali risorse logiche tendevano a lasciare in silenzio. Ecco, vorrei sottolineare questo aspetto. Il complesso di ciò che è indotto da un discorso sull'immigrazione ha, per così dire, secondo me, un utile effetto sismico su quella che potremmo definire l'organizzazione, l'assetto, se vogliamo, epistemologico, il complesso di categorie e concetti delle discipline che tradizionalmente operano sull'oggetto società e sull'oggetto cultura. È di quei fenomeni, in altri termini, che se ricondotti troppo risolutamente ai paletti delle singole discipline, finiscono per essere illuminati per certi aspetti, ma terribilmente oscurati per altri. Spesso mi è venuto di dire che se diversi studiosi di diverse provenienze disciplinari si concentrano su questo tema, avendo per esclusiva preoccupazione quella di ribadire la fisionomia identitaria della loro disciplina, il risultato è quello di una serie di contributi molto interessanti, al centro del quale però si disegna un gigantesco buco nero, e all'interno del buco nero c'è esattamente ciò che bisognerebbe veramente capire del fenomeno che stiamo studiando. Credo quindi che il tema immigrazione sia di quelli che non può che essere attraversato con la preoccupazione di mantenere alta l'esigenza del rigore disciplinare e nello stesso tempo con la disponibilità a rischiare, in parte anche un po' al di là delle categorie che ci sono più familiari,
riconoscendo che le grandi trasformazioni di cui noi ci occupiamo non avvengono soltanto di fronte ai nostri occhi, ma avvengono anche all'interno di noi e soprattutto all'interno dei nostri occhiali. Anzi, potremmo dire che in parte i fenomeni di cui ci occupiamo sono intessuti e modulati dalla trasformazione delle nostre capacità di visione e di interpretazione. Sono finemente in qualche modo intessuti dal modo in cui noi li inquadriamo e dal modo in cui anche le risorse attraverso cui le inquadriamo vengono modificate dal corpo a corpo con una realtà. Non è un caso che effettivamente tra un attimo io darò la parola a Stefano Ferro, che è il portatore di una vasta serie di esperienze, come si suol dire, sul campo. Perché un tema come quello che stiamo trattando è di quelli che in qualche modo ci impongono una gira fisarmonica dalla strada del confronto più empirico con ciò che emerge all'orizzonte dell'elaborazione concettuale anche più raffinata, perché l'impatto con l'immediato colpisce, suscita importanti emozioni, ma non necessariamente produce una comprensione che armi delle strategie per intervenire su quella realtà. E d'altra parte una ricerca scientifica troppo autoreferenziale rischia di sottrarsi a quegli shock che sono necessari per produrre dei balzi di qualità all'interno dei suoi stessi assetti. Quindi, come possiamo dire, questo è uno di quei temi in cui la ricerca universitaria non soltanto trova un luogo di applicazione, ma anche uno di quei banchi di prova all'altezza dei quali si pone il problema della sua ridefinizione, della trasformazione dei suoi stili, dei suoi assetti, del suo modo di immaginare la propria presenza nelle istituzioni che riguardano la ricerca e la formazione, ma più latamente nel corpo sociale che le ospita. Ecco, un'ultima considerazione che credo possa essere di una qualche rilevanza. La dimensione del fenomeno migratorio è di quelle che, come possiamo dire, produce per l'osservatore, per l'interprete, una singolare caleidoscopica varietà nella immaginazione dei territori che la riguardano. Possiamo concentrarci su spazi limitati e su intervalli temporali limitatissimi, ma comunque, se in qualche modo l'attenzione non si sazia su alcuni risultati limitati, beh, il discorso sull'emigrazione ci porta su scenari, verso scenari estremamente vasti. E in questo passaggio dal circoscritto al dilatato su scala mondiale planetaria, varia anche necessariamente la mescola degli apporti concettuali, delle modalità conoscitive con cui in qualche modo siamo chiamati ad operare. E soprattutto credo si crea la condizione per qualcosa che forse sembrerà sorprendente, ma che io ritengo tra le più importanti. Si scopre che occupandoci di migrazione ci occupiamo di molto altro e veniamo ricondotti con forza al confronto con una serie di problemi che sono i problemi più generali di ridefinizione dei nostri modelli di società, di comprensione di società, i nostri modelli di progettualità sociale. Siamo cioè buttati verso il confronto con quelle cose con cui dovremmo misurarci anche se paradossalmente l'immigrazione non ci fosse. E quindi quel tanto di eccessivo che c'è in una considerazione troppo emergenziale, troppo schiacciata sull'immediato del fenomeno migratorio, in un altro modo dovrebbe essere avvertita come il segnale di un'urgenza con cui confrontarsi anche con freddezza e con ordine, oltre che con passione,
con un complesso di soglie oltre le quali il modo nostro di considerare noi stessi dovrebbe essere portato. Sotto questo profilo, diciamo, i nostri amici migranti, che sono i portatori ovviamente anche di grandi grattacapi, è inutile negarlo, sono anche i portatori di un decisivo stimolo che in qualche modo agisce contraddittoriamente a una certa torsione senile con la quale spesso stiamo anche culturalmente decidendo di accettare un nostro destino, a volte con un po' di decoro e a volte con un'abdicazione a qualsiasi dignità, due momenti che sono molto presenti nel costume attuale del nostro paese e che si compongono in un quadro rispetto al quale dovremmo andare. È per questo che il convegno di oggi, lo ricordava benissimo Renzo Guolo, userò questa espressione senza esitazione, un convegno accademico, un convegno scientifico, cioè qualcosa che, se fa veramente ciò che deve fare, costituisce nella maniera migliore, secondo me, un contributo alla dimensione della nostra vita politica. E questo ovviamente implica l'auspicio, poi vedremo noi di vedere se siamo in grado di andare oltre l'auspicio, che a occasioni come queste se ne aggiungono altre di altro tipo, perché il confronto con i temi di cui trattiamo prevede moltissime modalità. Quella che qui in università, noi del CIRSIM, possiamo in qualche modo attivare è questa, quella che riferisce di studi fatti, che li mette a confronto, che ne discute i risultati, che valuta la possibilità di sviluppi ulteriori. La ricaduta di tutto questo in un dibattito più vasto potrebbe far ritornare anche a noi nuovi stimoli e suggerirci nuove opportunità. Ho già preso abbastanza tempo e conseguentemente do la parola a Stefano Ferro, che ci riferirà appunto le preoccupazioni di Padova Accoglie che sono state alla base del...